Loro sono Titan e Puma, cani del nucleo cinofilo antiveleno del reparto Carabinieri Parco Nazionale Foreste Casentinesi ed operano nel territorio provinciale aretino. Grazie al loro infallibile fiuto riescono infatti ad individuare bocconi avvelenati che potrebbero causare la morte tra atroci sofferenze di cani, gatti, ma anche lupi, volpi e volatili. L'attività è tutta legata al gioco. Quello che noi andiamo a fare come ricerca è una fase del gioco. Nel momento in cui loro trovano, rispettando tutte le regole, trovano quello che stiamo cercando, allora lì vengono premiati con il morditore, piuttosto che la pallina, piuttosto che anche il cibo. La segnalazione, come avete visto, è una segnalazione passiva. Il cane o si siede o, come in questo caso, si stende e guarda il conduttore aspettando il premio. Quando vengono trovati i bocconi avvelenati, Titan e Puma partono per bonificare la zona assieme al loro addestratore. Nel 2017 sono state quasi 60 le ispezioni tra urgenti e programmate, circa un 30% delle quali ha dato esito positivo. Solitamente quando arriviamo nell'area da ispezionare facciamo un breve sopralluogo con il comando stazione competente per territorio e poi i cani svolgono sessioni di lavoro di 20-30 minuti, se possibile non di più, perché in questa maniera manteniamo alta la motivazione del cane al gioco. Ed è proprio grazie all'attività del nucleo cinofilo antiveleno che il fenomeno dell'uso dei bocconi avvelenati è emerso in tutta la sua gravità anche nel territorio provinciale aretino. Siamo molto soddisfatti, contenti appunto che nella nostra provincia ci sia questa nuova specialità, questa possibilità di un intervento più rapido, più celere per poter prevenire e possibilmente bonificare le zone, diciamo, di ritrovo, le zone di parchi pubblici e comunque intervenire nei casi di avvelenamento riscontrati.